Siamo arrivati all'Aquila e abbiamo avuto un incontro con Michele Proclamato, che ora è un attimo al telefono, e con lui cominceremo questa esperienza conoscitiva sul simbolismo e quello che ne verrà fuori. È un po' caldino, però a Ravenna fa ancora più caldo che qui. Siamo venuti al sud per stare un po' più freschi. No, ma ci mancherebbe. Ti ho ripreso di schiena. Ah, era lui? Sì. Ma è un mostro. Ho saputo, guardando il Facebook di tua figlia, che fate a Bologna. Ah, sì. Sì. E noi veniamo. Veramente. A caso. Sì, sì. Sono contento. C'è così vicino. L'8 e 9 di luglio. Due giorni fate. Sì, sì, facciamo due giorni. Il sabato pomeriggio e la domenica tutto il giorno. Tanto da Ravenna a Bologna sono 80 km, quindi... Poi lei si è comprato il libro Il volo del pelicano e se lo vuole far filmare... Va bene, sì, va bene. Andiamoci da tu, eh. Va bene. Quanti anni hai, Michele? 55. Sei un ragazzo. Sei un bambino. Oh. 55, sei un ragazzo. Beh, niente, sì, è iniziato qua. Come è iniziata tutta la baracca? È iniziata giustamente non per caso, nel senso che dopo capisci perché, però gli eventi del momento sono tutti casuali per come li vivi, per cui io avevo un'attività qua in centro, dopo ci andiamo, perché ancora stanno lavorando, il centro è ancora messo un po' così così, e poi avevamo insomma storie in famiglia che non andavano bene, di salute. Insomma, tutta una questione molto negativa in quel momento là, che sembrava non avesse modo di poter essere superata. E questo ha innescato tutta una serie di, no, di conseguenze, tra cui una strana attenzione verso quell'aggeggio lì. E quindi da lì poi è iniziata tutta... un percorso particolare. L'aggeggio è il rosone, giusto? Sì. Che tu venivi a guardarlo, non capivi perché, ma restavi catalizzato. E quando è che hai cominciato a capire che lì c'era un messaggio che sta ancora dicendo delle cose? Ho iniziato a capirlo dopo il quinto libro. Che ti ha dato Carpe Oro? No, perché in quel momento là mi sono avvicinato, cioè lo spunto è stato il suo. Nel frattempo c'erano state altre cose. Però in quel momento lui mi ha consigliato di occuparmi di Giordano Bruno. E chiaramente sul momento io non è che ho colto la cosa, no? Perché Giordano Bruno è pesante. È proprio fastidioso. E quindi ho detto no, guarda, lascia perdere, non è per me. E poi lui, come al solito, ha trovato un modo per farmi avvicinare alla cosa. Perché io sono rimasto quello del topolino, no? Se ci sono le immagini è meglio. Poi sopra le nuvolette me le leggo pure, però ti basta guardare quello, più o meno capisci come va. Per cui se ci sono delle immagini, quindi erano simboli, allora mi sono avvicinato. Lui mi ha fatto vedere una cosa che lui aveva scritto, ma neanche, lui aveva inciso, prima di tornare in Italia, a Praga, ha fatto questa cosa. Che è un po' la somma di quello che lui sapeva trasformato in simboli, no? E siccome lì c'erano delle cose che avevano a che fare con Rosone, allora io lì sì che mi sono avvicinato. E tramite quello poi ho capito quali sono stati i meccanismi che mi hanno fatto avvicinare me a questo mondo. Però allora per me non erano ancora molto chiari. Non sono chiarissimi adesso, però insomma adesso li vedo. Questa è la grossa differenza. Ma tu Carpe Oro lo conoscevi già o l'hai conosciuto per caso? No, mi ha conosciuto lui. Cioè... è stato così... È stato in questo modo qua, è successo, che io ho fatto la codifica del rosone 12 anni fa, 11 anni fa. Da solo sei arrivato a fare la codifica? Sì, sì, ma quella è una cosa... Quello quando, cioè, quando si mettono in moto certe forze, certe energie, quelle hanno dentro tutto quello che ti serve, non è che devi fare molto altro, poi il resto si mette insieme.
No, però scusa, sono curioso, no? Perché da quello che ho capito io è, tu eri in un momento della tua vita dove avevi un po' di casini, eccetera, senza sapere esattamente perché, venivi qua, guardavi il rosone, tu sentivi che ne avevi bisogno, stavi qui, sì, stai bene. E ti dicevano tu sei matto, sì, affronti sì. problemi così, eccetera. Poi hai cominciato a codificarlo, no? Però quello che è difficile è riuscire a capire il significato che ci può essere dietro a una decorazione che uno guarda, così dice, ah, ecco, fatta bene, curata, dei ghirigori, eccetera. Invece quel messaggio che c'è in più, come cazzo hai fatto a cominciare a decifrarlo? Perché fondamentalmente io sono un commerciante. Dentro sono rimasto quella cosa là. Per cui siccome i simboli parlano col numero, e siccome io numeri in quel momento non ne vedevo più perché avevano chiuso il centro storico, di quei numeri mi sono affezionato, capito? Cioè se tu vuoi lo leggi quello là. Come quello, gli altri, no? E poi leggi anche tutto il resto. Basta utilizzare il numero. Non è difficile. Tu conti quanto sono le braccia, conti cosa c'è dentro. E hai il numero. E quello è il metodo con cui il bello diventa anche oggettivamente interessante. Dopodiché tu entri in quel mondo e ti accorgi che è un mondo che è appartenuto a tutti i grandi del mondo. Non della nostra sola storia umana. Italiano. Però per dire, uno lo conti, ci sono 72, 12 braccia, eccetera, così. E uno sul momento, io lo contassi, ecco, quello ha tante colonne, tante cose, eccetera. Come sei arrivato a collegarlo a questa numerologia che poi si collega perché, a tutte le altre robe? Fondamentalmente io una volta che ho riassunto numericamente il tutto, l'ho utilizzato. Cioè se tu per esempio utilizzi la struttura numerica del rosone, ottieni tutta una serie di informazioni. Ma non è una peculiarità unica del rosone, è una modalità con cui su tutto il pianeta si costruisce, si costruiva. E per cui se tu utilizzi, diciamo, quelle strutture numeriche, ottieni tutta una serie di informazioni che ti conducono poi. Che ne so, una di queste è la precessione degli equinozi, che è una roba lontana dalla nostra vita, Però per le civiltà antiche aveva un grandissimo senso, soprattutto le ere precessionali. Allora già lì entrare in quell'ambito ti costringe a studiare tutta una serie di altre cose. Però per farla semplice, 36 braccia, 72 buchi e 108. Tu vai in India e 108 passi del dio Shiva, no? Perché era il cielo della terra. Cioè tu qua puoi fare tutto il giro del mondo, non c'è bisogno di andare altrove. Soprattutto cominci a entrare in una dinamica mentale che è molto più articolata, complessa, che ha dentro di sé la storia del mondo, non è che non si limita alla storia di Celestino V. Diventa la storia universale di chi la sta leggendo? No, diventa la storia universale di tutto quello che è stato il mondo iniziatico a tutte le latitudini su tutto il pianeta. Ah, di quello che è stato? E di quello che in qualche modo è arrivato fino a noi. Cioè adesso noi non abbiamo più quel target conoscitivo. Cioè il mondo che si è fregiato di questo sapere è scomparso, ok? Però diciamo che anche che fino a un certo punto, poi vediamo. Poi diciamo anche che ad un certo punto questa cosa scomparendo, e non è la prima volta che scompare, ha portato con sé molte di queste informazioni, sembrerebbe. Però diciamo, bisogna anche aggiungere che ci sono stati millenni di personaggi che sono documentati, documentabili, ma che soprattutto hanno fatto. Cioè il bello di questo mondo è che fa, non chiacchiera solamente. Sì. Cioè Celestino V per fare sta cosa vuol dire che è capace a farla. Poi casomai chiama qualcuno che gliela fa, però lui sa cosa fa. Quindi questa è l'essenza della massoneria di un tempo. Per cui Celestino V aveva a che fare con la massoneria, ha avuto quel tipo di istruzione. Sono tutti legati tra di loro. Non è una... Il mondo iniziatico non è un mondo che appartiene solamente al mondo civile. Il mondo iniziatico è un mondo trasversale senza tempo. Che se vogliamo far partire, perché uno trova un punto di riferimento da quella che è la civiltà mesopotamica, va bene, ma sono i Maya, cioè lì dentro c'è sempre un qualcuno che ha a che fare anche col potere, che conosce, che sa, fondamentalmente conosce le leggi della natura, e siccome le leggi della natura che lui conosce sa non essere solo quelle di questa realtà, allora interpreta tutte queste leggi, o perlomeno buona parte delle stesse. E questa interpretazione gli dà delle caratteristiche e dei carismi particolari, per cui come noi ci stupiamo ancora adesso di personaggi che abbiamo avuto, tipo che ne so, i soliti, no? Leonardo, che sapevano fare tutto, interpretando quel tipo di sapere così impari a fare tutto. Siamo noi adesso che questa roba non ce l'abbiamo più.
però la possiamo usare perché esiste. Esiste, va riattivata, non è niente di impossibile. Cioè, infatti io ho sentito che te in un video dicevi questa roba è qua, adesso, è presente adesso. Sì. Cioè non è una roba che dobbiamo pensarlo come fuggita, no. È una possibilità di, come dire, di essere efficienti, di capire come sei strutturato tu, che senso ha tutta quanta la faccenda e capire se quello che stai vivendo ti soddisfa o meno. Sì, perché più che altro questa è una modalità ottima, no? Da proporre anche fin da tenera età. Perché noi, per esempio, l'intuito e l'immaginazione non la coltiviamo scolasticamente, mettiamola così. E questa è una lacuna grave. Perché se si inizia con i ragazzi a spiegargli il simbolo e tante altre cose, questi qua, fatte le medie, hanno fatto l'università. Cioè quella è la potenzialità che noi abbiamo. Non la sfruttiamo per tanti motivi, però questa è gente che l'ha portata al massimo queste possibilità. E quindi, secondo i loro talenti, sono diventati. Cioè la conoscenza di questo mondo dà la possibilità a chi in qualche modo lo introietta di creare mondi. Soprattutto mondi personali, che sono quelli che ci interessano di più, che poi hanno un ritorno pratico, perché se tu in quel modo riesci a capire qual è il tuo vero talento, dai agli altri, no? E quindi crei. Sì. Dalla sedia fatta bene, alla basilica bellissima, al libro fantastico, all'ultima invenzione per curare una malattia particolare, ecco, quello è. Però è fuori dai canoni temporali, cioè è fuori dalle dinamiche che noi stiamo utilizzando, no? A che fare col potere. Sì, questo è un'altra cosa, per cui anzi, ci sta. Il potere in certo senso entra sempre quasi un po' in conflitto questa roba qui, nel senso che per forza ci deve entrare, perché questa è una cosa che ha dentro di sé una struttura etica e morale che non vuole avere niente a che fare col potere, non crea potere, perché questo è il percorso che tu fai per te, perché fondamentalmente è un percorso altamente egoistico, diventa così egoistico che poi vale anche per gli altri, perché poi tu dentro elabori tutta una serie di cose che se non trovi qualcuno a cui dirle, sei sempre lì che partorisci da un momento all'altro, capito? Non sai dove farlo, per cui è una forma di egoismo portata al limite che poi serve a tutti, però alla base c'è una struttura etica di un certo livello, cioè non ci si arriva a questa cosa qua senza un percorso fatto bene. Cioè dentro per forza, anche se non sei in un ambito religioso, ci devi inserire delle caratteristiche ben precise, che sono quelle delle virtù, insomma. Quella è la modalità con cui tu puoi cambiare fondamentalmente vibrazione, e quella è la modalità con cui tu puoi cambiare, o meglio puoi portare qui mondi nel mondo, e quindi crei. E quella è la più grande potenzialità che questo sapere dà alle persone. Cioè tu diventi quello che sei. Non hai più paura. Normalmente si innescano poi tutta una serie di leggi, o una legge sola, che mette in moto tutta una serie di conoscenze. E tu diventi. E qual è questa legge qui? Guarda, quella lì si chiama legge dell'ottava. Ah! Non ce ne sono altre, ce n'è una sola. Mm. Poi tutto quello che si vuole estrapolare lo puoi chiamare come vuoi. Però sul pianeta c'è questa legge qua. Non appartiene al pianeta, perché è la legge che riguarda la natura. Se poi te la senti di identificare questa legge col divino, bene. Se no, pazienza. Ah, io me la sento. Io per me è così. Io non è che non posso dire agli altri, fate così. Però io la vedo così. Per cui poi i meccanismi che nascono sono quelli per cui tu non sai come fare, perché in banca è così, perché il negozio è così, perché a casa è così. E poi sparisce tutto. Ascolta, andiamo un po' all'ombra? Sì, dai. Ah, ti volevo chiedere una cosa che mi stai parlando adesso. La legge dell'ottava è quella che abbiamo sentito il video l'altro giorno, vero Francesco? Sì, ma questa legge dell'ottava, a parte che lui ne parla molto nei video, infatti. E poi è presa anche da tanta altra gente questa cosa dell'otto. Ah, io poi tra l'altro mi sono permesso di farti un regalo personale, proprio, l'ho fatto proprio per te, sull'otto. Spero che ti piaccia. Per capirci, il modo per esempio con cui i sette colori si mettono insieme e fanno questo colore qua, no? Cioè, tanto per dire uno. Cioè,
il bianco della luce. Oppure le sette note saltano di ottava. Cioè l'ottavo colore sarebbe la luce? Certo. Tutti i colori messi insieme, sì, sarebbe, e lì la legge dell'ottava la vedi, e succede anche nelle emozioni questa cosa qui, no? Sì. Diciamo che è la contemplazione di questa legge a livello personale ha creato poi il mondo spirituale. Cioè la crescita spirituale si basa ovunque, in tutti gli ambiti religiosi, su, diciamo, il coltivare certe virtù. La sommatoria di quelle virtù dà a certi personaggi poi la possibilità di diventare altro. E questo succede per tutte le religioni. Poi questo è diciamo il nucleo dei messaggi o del messaggio religioso. Intorno a quello poi c'è chi si occupa di amministrare quello che economicamente tutto ciò comporta, e chi invece non gliene frega niente va a far missionario. Ok? Quindi non bisogna mai buttare via tutto. Devi stare attento a cosa leggi, cosa guardi e al comportamento delle persone, questo sicuramente. Però il nocciolo duro di questa religione è una conoscenza estremamente raffinata del mondo così energetico, e da lì insomma hanno ereditato questa forza di resistere nei millenni a tutti gli scandali che hanno fatto, sennò. E adesso che siamo in un'epoca dove sembra che le cose si stiano un po' sdoganando, tutto quello che è stato fatto nel passato in qualche modo viene a essere prodotto positivamente in questo momento qui, in questa epoca qui. Sì, adesso c'è una sorta di liberalizzazione del sapere iniziatico. Perlomeno alcune sacche di questa cosa qui stanno venendo fuori con una certa libertà. Questa è una novità. Questa è in assoluto una novità. E poi c'è, come dire, comunque sempre un grande freno, perché spesso le persone sono tirate da una parte e dall'altra con tutta una serie di proposte conoscitive di tutti i tipi. Però io posso solo parlare della mia piccola esperienza, cioè io per non sbagliarmi e per sapere dove mettere l'attenzione, il lavoro, tutto il resto, semplicemente prendo dei personaggi che un tempo probabilmente sono appartenuti a questo mondo, per me praticamente, però probabilmente il condizionale lo uso per gli altri, perché hanno fatto delle cose, le hanno lasciate qui e quindi le hanno fatte in un certo modo, io lì rivedo certe dinamiche e lì il tempo ce lo perdo bene, perché io le studio e ognuno di loro poi ti dà un'informazione diversa secondo il proprio talento dell'interpretazione dell'ottava. Questa è la differenza. Quindi è un mondo dove tu sai che incontri gente come si deve. poi cioè, questo te lo vivi dove ti piace, perché insomma non è che sia tutto bello, però la flessibilità di incontrare più mondi è un nostro diritto, quindi va fatto così, almeno per me. Una domandina: che da quando tu hai iniziato, diciamo, a essere attento, a essere consapevole di questo percorso qui fino adesso, hai notato che hai cambiato il tuo modo di essere, di sentire, di riflettere, di stare anche in silenzio, o è uguale a prima? Guarda, tu ti spacci come prima, gli altri non ti riconoscono più. Ti vedono che sei cambiato, che sei un po' strano. Non ti riconoscono, fondamentalmente dicono: vabbè, ma tu avevi il bar, cosa ci fai con sta roba qua? E tu invece ti stupisci del fatto che loro pensano che tu sia ancora un barista, capito? Mondi nei mondi. Però fondamentalmente cambia tutto. Cioè non cambiano le persone intorno a te, cambia tutto, il tuo lavoro, è automatico il fatto che diventi ciò che ti piace, il tuo lavoro. È automatico il fatto che tu non riesci a trovare più nessun tipo di differenza tra ciò che fai e il lavoro. È altrettanto automatico che per te sia normale divertirti per fare quella roba là, se no non la fai. Cose che per altri sembra, cioè, magari potete, cioè, capito? Quello è una cosa normalissima, poi lo diventa. Per cui tu ti sei accorto che il tuo sentire, il tuo stare con te stesso, per te è più facile adesso, è meno, diciamo, meno destabilizzante. Se io ti immagino di fronte a Rosone nel momento di crisi familiare, eccetera, così, gli stati d'animo che ti buttano un po' da una parte e dall'altra, adesso suppongo che tu sia più a piombo, più centrato, meno in balia delle... sbaglio? La prima cosa che succede è che fondamentalmente tu
ti riprendi il tempo, il tuo tempo, e con esso ti riprendi la libertà. Quindi tu stai meglio tu adesso? Ah sì, perché normalmente io una volta, cioè il mio lavoro è che era quello di mio padre, no? Per dire, lui faceva il commerciante, solo che lui era commerciante, io pensavo di essere commerciante. E coinvolge poi tutto il tuo tempo dedicato all'attività, quello che è, e via dicendo. E poi tu, se pensa prima, scadenze, no? Commercialista, 7-3. Per me sono cose che non esistono da 12 anni. Cioè io non ce l'ho più sta cosa qua, non la voglio. Non entri nella trappola? No, non appartengo più a quel mondo là. Io sto in questo mondo, ma con il mio. Cioè non. Questa è, diciamo, la cosa più bella che si ottiene facendo questo tipo di percorsi. Cioè che si può fare, no? Come no? Si può fare, sì. Perché tu dico non è possibile. Non è vero, tutte balle. Perché uno non sa come farlo. Però quando tu sei dentro ti accorgi che in automatico queste cose le fai. Cioè nemmeno ti impegni a farle. Io non ho più niente di prima che frequento, che non. Qualcuno sì. Ma cioè io che mi metto. No, non lo farò mai più. Non mi appartiene quel mondo là. Non ci sto più lì dentro. Quelle dinamiche non mi appartengono più. Non, cioè, poi le cose si aggiustano esattamente come vuoi. Ho notato, dimmi se mi sbaglio, che Carpe Oro, con te e Silvestrini, l'hai detto te in un video, Franceschetti, sta facendo un po' un gioco, tipo lui è il maestro e voi siete un po' gli allievi, no? E ha dei giochi con voi che tu lo osservi molto bene e ti diverti quando lui si distrae da qualche domanda così per guardarlo senza che lui sia cosciente che tu lo stai osservando così. Questo tipo di rapporto qui che hai con Carpe Oro, come lo definisci? Ma io Carpe Oro l'ho vissuto mai come un maestro, non l'ho vissuto mai come un gran maestro, che lui è stato un gran maestro della sua logica. Poi importante tra l'altro, giustamente lui poi si è defilato perché ha capito che non era più quella la sua vita. Ha avuto un bel coraggio a dire chiuso lì. Sì, poi lo è stato per parecchi anni e neanche solo a livello nazionale, quindi è una persona di un certo livello. Ma io l'ho vissuto e si è fatto vivere lui sempre come una persona normale. Tra l'altro io ogni volta che incontro qualcuno che non lo conosce, no? Che lo vedo deferente verso di lui, per cercare di rompere un po' quella gabbia, gli dico guardate che questo qua è un calabrese, quindi con tutti i pregi e i difetti, io lo so vivendolo come va preso. Lui è un carattere particolare, però ha una tale intelligenza dentro che poi il resto tu lo accetti volentieri, perché ogni volta che parla, e non lo fa spesso, io per esempio con lui non ho mai passato il tempo occupandomi di queste cose, mai. Noi quando siamo insieme, se capita che facciamo delle cose insieme anche, la prima cosa che ci diciamo è che ci mangiamo stasera, è la prima cosa in assoluto, perché poi in base a quello si vive la giornata. Poi alla fine bisogna pure godere un po', no? E quindi quello è un metodo con cui non parlare di queste cose, però la sua capacità è quella di inserirle poi senza toccarle, quindi ogni tanto. Adesso no, adesso ha capito che io la strada la so. E però, come dire, è un rapporto di questo tipo. Io non ho avuto sudditanza in quel senso. Ho percepito che da lui potevo avere tanto. Ma prima di tutto a livello umano, perché lui è buono. Certo che è buono. C'ha un carattere terribile, buonissimo. Allora tu in quei momenti là tu devi capire, no? Devi stare. Perché è il suo carattere. Però io l'ho vissuto sempre bene. No, infatti la mia domanda a piccole dosi, perché sennò ti intossica, dopo un po' ti fa nero, però è stata una delle mie fortune. Io ho incontrato tre persone che mi hanno permesso di fare questa vita qua subito, sono rimaste quelle. E è stato il mio editore Gianmarco Bragadin e poi una persona che in questi 11-12 anni si è occupata sempre dell'editing dei miei libri. Quindi io le ho incontrate tutte e tre nello stesso momento, nella prima conferenza che ho fatto in assoluto nella mia vita a Milano. Loro c'erano. Erano seduti tutti e tre una a fianco all'altro, non si conoscevano l'un l'altro. E no, già Pecoraro era sul palco, invece sotto ci stava Bragadin e questa persona. Quindi poi ho capito le dinamiche per cui erano là. E però funziona così. Cioè quando entri in questa struttura energetica, funziona così, lì il tempo non conta, si ragiona per emozioni, sono quelle che mettono in piedi le cose,
il tempo ha bisogno di essere riempito da questa roba qua, se no è lui che riempie te e tu ti ritrovi vissuto senza aver vissuto, perché il tempo vive, è proprio la personalità divina in pieno, è lui che vince se tu non lo sai capire. Per cui noi, siccome abbiamo, diciamo, un periodo ben preciso in cui stiamo qua, si cerca di allungarlo il più possibile, ma bisogna riempirlo. Se tu lo riempi, lui non ti vincola alla tridimensionalità. Cioè, se tu in qualche modo lo emozioni il tempo, lui non si occupa più di presente, passato e futuro. È presente. Lui ti mette in piedi tutta una serie di situazioni che non hanno più a che fare né con la tridimensionalità né anche con la spazialità. Per cui anche queste persone che tu incontri, in qualche modo sono già lì per fare tutto quello che arriverà, sono pronte. Perché io ho sentito una frase qualche anno fa che più o meno diceva: quando uno comincia a essere cosciente della realtà che è dentro di lui, la vita ti porta vicino a te le persone giuste. Sì, questo è così. In automatico succede questo, però giustamente perché tu hai capito chi sei. Sì, alla base deve essere. Quello dà un potere enorme al tuo esistere, proprio una cosa. Ed è bello, no, vedere che tu non devi fare niente, ma ti sorprendi delle cose che arrivano e devi dire ok. Sì, tu stai lì. Cioè, stai lì, ma quello che tu sei ormai è. Sai cos'è? È che fondamentalmente noi ragioniamo sempre con i canoni di questa realtà. Noi siamo il frutto della somma di tante altre realtà e di tante altre leggi che qua si trovano e che in qualche modo, se tu sai utilizzare, danno a questa realtà una flessibilità che in altre dimensioni non ci sono, o non c'è. Quindi noi l'abbiamo resa rigidissima questa realtà, con i nostri schemi mentali, proprio peggio non potevamo fare. Però sono da rompere, si possono rompere, assolutamente. Se no non lo vivi. Ma non la vivi, no. Se c'è un posto dove poter saper fare tutto è questo. Tu qua ci puoi fare tutto. Cioè, se tu immagini un'altra dimensione dove manca già solo il tempo, non puoi fare niente. Se manca lo spazio, non puoi fare niente. Se mancano tutte e due, ancora peggio. Però la natura è presente anche in quei luoghi. Quindi vuol dire che se tu capisci qua questi aspetti ed emozionalmente li interpreti, allora ti rendi conto che quello che per te prima può diventare un vincolo, no? Un limite, poi non lo è più. Allora ecco qua che tu incontri. Ma fondamentalmente quello che tu emani non sta qua, sta in un luogo dove non c'è né spazio né tempo. Già hai incontrato, già hai sistemato le cose come devono venire, perché in quel momento là tu sei così. Quando prima non ero così, quello che incontravo era Equitalia, era, che ne so, la Guardia di Finanza che veniva a fare i verbali, cioè quello era. Perché io stavo in quel mondo là e pensavo che fosse solo quello. Poi vabbè, io sono stato fortunato perché ho incontrato un mio amico avvocato che mi ha spiegato l'Italia, come si vive in Italia. Che se tu non giri con un buon avvocato per almeno un anno in Italia non conviene stare. Quelli ti spiegano come si fa. Quello era bravo però, eh. E lui mi ha spiegato come si fa. Dopodiché ti trovi bene. Era quello che ti aveva chiesto la SIM? Sì. Lui è stato illuminante. Lo frequenti ancora, immagino? Sì, siamo amici. Ogni tanto ci chiamiamo. Io dico: Giulio, ti voglio bene. Lo so, mi fa. Poi ci vediamo, mangiamo insieme. È una bella persona. Ascolta, a proposito di mangiare, come sei messo il tuo tipo a pranzo? Qua, andiamo qua. Andiamo? Ce lo sciogli, dai, andiamo. Dai. Forza. Oppla.